il sistema nazionale di rapporti con gli enti locali, esempi di sinergia virtuosa in ambito marino. ARPA Veneto, ARPA Campania. Comincia da Veneto, Paolo Parati e segue la collega Capone. Prego Paolo. Buongiorno a tutti e grazie per lo sforzo assolutamente apprezzato di collaborazione e di organizzazione soprattutto dell'evento che spero non ci si ripeta perché ne sentiamo tutti l'esigenza. Sono momenti di confronto importanti, almeno io ho imparato diverse cose oggi, mi sono preso vari appunti di situazioni che magari erano state anche già scritte o dette, ma evidenziate in maniera così chiara, sicuramente hanno lasciato meglio il segno. Questo è un tema che diciamo, abbiamo svolto in tre agenzie, con l'ARPA Marche e l'ARPA Campania, che è un tema di estrema importanza perché ovviamente in situazioni di risorse scarse e di pressioni ambientali e non solo sempre crescenti, le collaborazioni istituzionali ovviamente sono un'arma tra le più importanti per cercare di vincere un po' la sfida, no? Qua nel Veneto abbiamo portato un esempio, ma chiaramente non è l'unico, anzi, cioè come ARPA Veneto noi abbiamo moltissime collaborazioni istituzionali che veramente sono una risorsa, un elemento essenziale per portare avanti un po' tutte le attività. E è stata già citata nell'intervento che ha passato il collega dell'ARPA Sicilia stamattina, la collaborazione che abbiamo con ISPRA e con CNR diciamo per la Laguna di Venezia e per la strategia marina, non sono le uniche. Qua parliamo però di quelle specificamente in atto per quanto riguarda la parte di campionamenti in mare. L'ARPA Veneto non ha una situazione diciamo di grande estensione come può essere quella della Sicilia o della Sardegna o di altre regioni come la Puglia, però sono sempre 150 km di coste, 100 stazioni di balneazione in Veneto, i corpi idrici sono fortunatamente abbastanza pochi perché la situazione è tutto sommato omogenea, però c'è la strategia marina, ci sono le attività sulla vita dei molluschi, le grandi opere e quant'altro, quindi il lavoro in mare è comunque una componente importante. Ma l'ARPA non ha mai posseduto neanche un benché minimo mezzo di locomozione marina e non solo. Credo che adesso il più lungo che abbiamo sia un gommone di 2,5 metri per andare a fare i campionamenti nei piccoli laghetti. Abbiamo anche avuto in passato notevoli problemi quando si è trattato di utilizzare mezzi, fra virgolette, noleggiati. Perché io non so se voi ce l'avete avuto, ma noi per quanto riguarda la possibilità di andare a bordo di mezzi di ditte a lavorare, c'è stato fatto diciamo una serie di problemi da parte degli organi competenti, cioè della Guardia Costiera, per cui in sostanza per noi è preclusa la possibilità di salire a bordo di imbarcazioni che non siano comandate da un dipendente dell'ARPA. Questo per quanto riguarda la situazione, sono interpretazioni, però chiaramente qua è una sede in cui ci si presentano non solo cose belle, cose, ma anche un po' le criticità. Questo evidentemente è uno dei nostri. Quindi la soluzione poteva essere evidentemente di questo tipo e non dico che in qualche caso magari è stata anche applicata. Vabbè, a ogni modo, per risolvere questo problema ci siamo rivolti diciamo, alla possibile di collaborazione con
con degli enti pubblici che abbiano in qualche modo condividano gli interessi e ovviamente per il mare del Veneto e siano dotati di mezzi nautici. Ad oggi la situazione riguarda la Guardia Costiera con la Direzione Marittima di Venezia e l'ARPA Friuli Venezia Giulia. In entrambi i casi sono state attivate delle collaborazioni tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90, cioè una fattispecie ben precisa che anzi diciamo la giurisprudenza anche europea restringe progressivamente per evitare degli abusi e degli aggiri della normativa sugli appalti. Quindi in questo caso si tratta proprio di collaborazioni in cui si condivide un interesse e soprattutto si ristorano esclusivamente le spese. Ma questo, come vedremo dopo, diciamo, secondo noi è un problema da affrontare in maniera, è stato già citato stamattina, mi pare dalla collega Ferrari che ha fatto un accenno e dopo lo ritiro fuori. Con la Guardia Costiera diciamo abbiamo fatto veramente parecchio lavoro, cioè oltre 400 uscite, 20.000 miglia, 10.000 campioni, per cui sono alcuni anni che la Guardia Costiera condivide con noi davvero la gran parte del lavoro. E si va bene sia con la Guardia Costiera, ma ovviamente anche con il Friuli che verrà dopo, per quanto riguarda la disponibilità di tecnica di imbarcazioni, diverse imbarcazioni, con la preparazione del personale, anche con la logistica, perché ci sono ovviamente diverse sedi, si condividono esperienze ci si trova davanti a una grande disponibilità delle persone, degli imbarcati soprattutto, ma anche del personale che poi coordina. Le criticità ovviamente sono soprattutto quelle di non poter fare interventi di tipo strutturale sui mezzi nautici che si usano. Guardia Costiera non ti fa facilmente installare gruette o comunque altre attrezzature che invece sarebbero assolutamente essenziali. Questo comporta per esempio che per fare le attività della strategia marina noi dobbiamo uscire con la motovedetta grande, che è questa qua nella foto in alto, che è una barca di 24 metri e che quindi ha un costo orario intorno ai 1000 euro all'ora, cioè sono 8-9 persone imbarcate, purtroppo non ci sono altri mezzi che possano consentire un sollevamento. Ci si deve adattare alle priorità ovviamente istituzionali e ci si deve adattare anche a quello che succede in termini di guasti, di fermi tecnici, disponibilità di fondi, per cui la programmazione spesso salta. Sui costi volevo fare un passaggio che poi riprenderò anche per quanto riguarda il Friuli, ed è che per esempio la Capitaneria, cioè la Guardia Costiera, si è dotata di uno strumento che sono le tabelle di onerosità, che discrimina il ristoro dei costi in base al tipo di, chiamiamo, cliente, no? Questa diciamo articolazione permette di utilizzare i costi messi a tabella come fossero dei rimborsi spese e quindi di aggirare il problema delle pezze giustificative. E secondo noi questo schema in generale ci dovrebbe far riflettere, perché potrebbe essere un'opportunità per le collaborazioni in ambito SNPA, che invece scontano delle difficoltà amministrative non da poco. Infatti con l'ARPA Friuli, che pure fa diciamo un'attività simile, finora non così estesa come la Capitaneria di Venezia e anche quella di Chioggia, noi abbiamo due capitanerie che seguono l'attività in mare, con l'ARPA Friuli l'attività viene
virgolette, ristorata attraverso un rimborso di fatture o comunque spese specifiche che spesso è difficile acquisire. Quindi la mia domanda è: perché in ambito SNPA non ci dotiamo di uno strumento amministrativo per rinforzare le collaborazioni? Chiaramente i punti di forza nel caso di ARPA Fleury sono che si lavora con dei colleghi e quindi si condivide ancora meglio tutta una serie di esperienze specifiche e poi si utilizza un mezzo nautico attrezzato specificamente per l'attività oceanografica, cosa che è impagabile. Ecco, questo è un po' l'esempio e il quadro che volevo portarvi per quanto riguarda la collaborazione istituzionale in ambito veneto sul tema dei mezzi nautici e delle uscite di campionamento. E poi ho il piacere anche di presentarvi l'esperienza di ARPA Marche, che con la collega Ercolessi e le altre loro colleghe Grucci e Ammazzalorso hanno proposto per quanto riguarda un'attività abbastanza diversa, che è quella che riguarda l'allerta con eventi di sfiori da fognature miste in comune di Pesaro. Qui abbiamo chiaramente una fattispecie che è richiamata dal decreto di recepimento della direttiva sulle acque di balneazione, che prevede anche che vengano evidenziate le condizioni di rischio e non soltanto quelle registrate a seguito dei campionamenti. Quindi è stata predisposta e condivisa con la Regione Marche un'apposita procedura che vede coinvolti l'ARPA Marche, il Comune di Pesaro e l'ente gestore del servizio idrico integrato. La procedura viene applicata in un'area costiera del Comune che ha evidentemente una criticità per la presenza di un torrente che può far confluire a mare dei carichi derivanti da sfiori di fognature miste, insomma, come spesso capita in molte situazioni in Italia. Questa è la foce, non perché io la conosca, ma perché c'è la presentazione che è molto evidente, la foce a mare di questo torrente che viene deviato in stagione estiva tramite una stazione di sollevamento che però non sempre evidentemente riesce a deviare, a fare la diversione di tutta la portata sfiorata, per cui in condizioni di forti precipitazioni si verificano degli episodi di inquinamento che evidentemente sono critici per le acque di balneazione. Quindi in questo ambito dal 2012 gli enti che ho citato hanno attivato una collaborazione che prevede l'emissione da parte del Comune di un'ordinanza sindacale preventiva con il divieto temporaneo di balneazione nella fascia costiera interessata ovviamente dall'inquinamento tutte le volte che si verificano le condizioni. Quindi la procedura contempla l'operatività preventiva dell'ordinanza e una serie di avvisi tramite evidentemente vari mezzi, ivi inclusi anche delle cartellonistiche locali. Poi viene comunicata con le stesse modalità anche la cessata operatività, evidentemente la notizia del ripristino della balneabilità. L'allerta parte dal gestore, che ovviamente quando si trova in queste condizioni invia comunicazione alla polizia locale e ad ARPA Marche. La polizia locale dispone l'operatività del divieto e evidentemente allerta, chiaramente con una serie di mezzi che ho citato che comprendono la PEC e quant'altro, e allerta il Comune di Pesaro con unità operativa che pubblica notizie sul sito internet, informa l'azienda sanitaria, l'ARPAM, la Capitaneria di Porto, l'ufficio stampa della Regione e gli altri enti. Il centro operativo della Polizia Locale provvede all'installazione della segnaletica. ARPA Marche da quel momento evidentemente effettua
una serie di campionamenti nei punti interessati e comunica la cessazione dell'inquinamento a seguito degli eventi, cioè degli esiti analitici favorevoli. La polizia locale ovviamente emette dispone la revoca del divieto di balneazione e l'attività viene ripristinata. Questo è un po' uno schema su come avvengono le attività come le abbiamo descritte finora e evidentemente si tratta di una procedura che può essere anche diciamo applicata in altre situazioni di questo tipo caratterizzate da analoghe criticità. E su questo evidentemente l'ARPA Marche è in fase di sperimentazione e sì, se non ricordo male c'è anche una indicazione sulla sperimentazione in termini di modellistica, cioè vengono tentate diciamo delle valutazioni preventive sulla misurazione del carico inquinante che giunge a mare e sull'impatto che questi carichi, ovviamente valutati a priori in termini diciamo modellistici o comunque di correlazione con le portate dei torrenti, abbiano poi un impatto sulle condizioni di balneazione e sui tempi necessari per il relativo ripristino. Tutto ciò ovviamente si è potuto realizzare grazie ai rapporti istituzionali e alla collaborazione fra numerose istituzioni presenti sul territorio e chiaramente anche per l'impegno dell'Agenzia ad affrontare i rapidi cambiamenti per rispondere tempestivamente alle richieste di informazione che in questo caso hanno un risvolto sia ambientale ma soprattutto sanitario. E chiaramente l'esecutività dell'operazione cessa una volta verificato attraverso gli accertamenti analitici che le condizioni, come dicevo, sono ripristinate. Questo penso che sia un po' il quadro della situazione. Sto tornando indietro forse? Sì, ecco qua e sono arrivato a passare la parola ai colleghi dell'ARPA Campania, spero di essere rimasto nei tempi. Grazie dell'attenzione e buon lavoro a tutti.